Ciao! Oggi vi propongo un tutorial di Fimo molto semplice ma carino secondo me per decorare un angolino della vostra casa durante Halloween. E io l'ho pensato per, diciamo, appenderlo ad una porta, ma insomma voi poi potete metterlo dove volete. È una streghetta e una zucca, quindi proprio i simboli di Halloween. E secondo me è veramente molto carino. Dovete naturalmente dotarvi di un supporto per un cameo, ma lo trovate tranquillamente nei negozietti anche online che vendono accessori per il fimo o comunque per le varie creazioni. Io uso questo. Con il fimo color carne inizio a modellare il viso della streghetta. E al centro, presso a poco, con uno strumento insomma rotondo, creo una, diciamo, profondità insomma, dove andremo poi a posizionare gli occhi. E taglio comunque un pezzo della testa perché altrimenti sul cameo risulta troppo sporgente. E inizio quindi a modellare gli occhi. Prima creo due, diciamo, punti omogenei con un dotter. Dopodiché, con un filo molto sottile di fimo nero, creo sia le ciglia inferiori che le ciglia superiori. E mi aiuto naturalmente con uno strumento appuntito che può essere anche uno stuzzicadenti o un ago. Io mi trovo molto bene a utilizzare gli strumenti per le nail art. Poi con una pallina di fimo bianco vado a ricoprire tutta la zona dell'occhio e cerco di rendere comunque questo colore bianco molto omogeneo. Quindi lo stendo piano piano un po' ovunque. Senza poi coprire il bianco, applico un pochino di verde e sopra il verde, senza coprirlo del tutto, applico un pochino di nero. E poi con dei puntini proprio piccolissimi di fimo bianco creo i punti luce. Creo naturalmente anche le sopracciglia con il fimo nero, con un pallino di fimo color carne modello il naso e poi naturalmente con il fimo rosso modello la bocca e mi aiuto naturalmente con uno strumento appuntito. Partendo poi da un pezzo di fimo color carne, abbastanza, diciamo, appiattito, creo il collo e la parte superiore del tronco e la adatto alla forma del cameo. Vado naturalmente a limare un po' i contorni e l'attaccatura del collo con la testa. E poi con il fimo marrone color cioccolato creo i capelli. A me è venuto in mente di, diciamo, creare delle ciocche che vanno a, diciamo, a rotolare la loro punta verso l'esterno, perché secondo me i capelli fatti in questo modo, si adattano al personaggio della strega. Basta insomma tagliare proprio delle sottili strisce di fimo schiacciato e insomma il gioco è fatto, è molto semplice. Ci vuole solo un pochino di pazienza. Vi anticipo intanto che per creare il cappello vado a mischiare
pochino di bianco al nero senza mischiarli totalmente, di modo che si formano comunque, come vedete, delle striature che permettono quindi di, diciamo, dare l'idea un po' della pelle. E quindi creo dapprima la falda del cappello, creando appunto una strisciolina semplice, dandogli un pochino di forma. E poi sopra, con il fimo nero ben schiacciato, vado a creare un cono che appoggerò sopra e cercherò comunque con le mani di allungare la punta di questo cappello, di questo cono. Cerco di dargli comunque un po' di forma per non renderlo troppo statico. Poi, secondo me, la combinazione del nero con il viola fa molto effetto dark, che si adatta molto bene quindi all'atmosfera di Halloween, e quindi ho pensato di aggiungere al cappello un fiocchetto viola. Delle codine un pochino lunghe del fiocchetto e le modello proprio anche appunto per creare sempre un po' di movimento. A questo punto foro, questo probabilmente è optional, la parte superiore del cappello, perché poi una volta cotto ci andrò ad aggiungere un charm. Con il fimo viola creo due bretelline che poi, diciamo, attacco al corpo, dandogli la forma un po' a X, appunto croce, e termino il tutto con due fili di fimo bianco arrotolati. E poi aggiungo qualche altra ciocca di capelli per riempire gli spazi vuoti e rendere il tutto quindi più carino. Vado poi con un pennellino a, diciamo, dorare, anzi argentare, i bordi del cappello e la parte inferiore della strega. Poi con un blush creo le guanciotte rosa e quindi la streghetta è pronta. Vado semplicemente poi a riempire gli spazi vuoti tra la streghetta e il cameo con il fimo liquid, di modo comunque che mi farà tipo da colla e mi terrà ferma la statuetta. Poi prendo una pallina di fimo arancio, la schiaccio ai poli, diciamo. Poi con uno strumento un po' appuntito creo queste lineette verticali per creare la zucca. Con un dotte creo un, diciamo, buchino in cima alla zucca. Creo il picciolo con il fimo marrone e vado quindi poi a inserire un'estremità nel buchino. E cerco comunque poi di limare i bordi. E poi, per rendere il tutto più, diciamo, realistico, prendo una terra o comunque un ombretto marrone e vado a passarci le lineette verticali. In questo modo vi assicuro che si ottiene un effetto molto molto reale, realistico anzi, una volta che il tutto sarà cotto. Applico l'ombretto marrone anche nella parte superiore della zucca e poi prendo un chiodino di quelli appunto che hanno un'estremità chiusa e lo applico un po' perpendicolare, insomma un po' storto, obliquo nella zucca, perché una volta che sarà cotto tutto andrò a creare un cappietto e a questo punto non resta che mettere in forno e aspettare che il tutto si freddi. Una volta quindi che tutto sia freddo, creerò il cappietto sulla zucca e poi applicherò lo smalto, quello tutto lucido, sulla streghetta. E invece
invece lo smalto quello satinato, quindi un po' opaco, sulla zucca. E poi quando tutto sarà asciutto andrò ad assemblare il tutto con delle catene, con dei fili, insomma potete fare come volete. E io in cima al cappello ci ho aggiunto un chiodino e ci ho messo appunto questo, diciamo, charm a forma di stella, che non è altro che una specie di perlina, insomma, comprate sempre in questi negozietti online di miniature. E quindi questa è la creazione finale, io spero che vi piaccia, fatemi sapere se la riprodurrete e vi auguro un buon Halloween e spero di fare altri tutorial ispirati ad Halloween. Ciao ciao!